Ci troviamo a Fabriano per un'importantissima iniziativa. Beh, per qualche ora ci disconnettiamo dalla modalità online per ricollegarci noi stessi e con chi ci sta accanto. Siamo qui per Disconnect Day, una giornata senza smartphone. E voi ce l'avete il cellulare? Sta arrivando un gruppo di studenti, andiamo a raccogliere qualche testimonianza. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Mi chiamo Pietro. Di quale scuola siete? Siamo del Galilei di Ancona. Allora, che effetto ti ha fatto e vi ha fatto oggi, questa mattina, quando vi hanno prelevato il cellulare? Allora, personalmente pensavo fosse molto peggio, insomma, fosse un'esperienza scioccante. Invece alla fine si è rivelata piacevole, ho parlato con i miei compagni, mi sono divertito. Come è andata questa giornata? Cosa avete fatto di bello? Abbiamo fatto un po' di attività tutti insieme, come lanciarci la palla e... abbiamo giocato con il frisbee, abbiamo fatto diverse attività, siamo andati a teatro, è stato bello. Giochi che magari no, nella quotidianità invece si sono un po' persi. Esatto. E che effetto vi farà domani, anzi fra qualche ora, quando vi verrà restituito il cellulare? Ma magari è uno stimolo, questa è una esperienza stimolante per passare meno tempo al telefono. Ciao, come ti chiami? Kevin. Kevin, quante ore al giorno utilizzi il cellulare? Tantissime. Però prima, questa settimana, siccome il telefono non funziona, non uso più il telefono. Ti sei allenato per oggi? Proprio, sì, sono fortissimo oggi, ho vinto, diciamo. Quindi eri un pochino abituato a questa giornata senza smartphone? Sì, sono abituato. Ho visto sta settimana che ci sono tante cose che puoi fare senza il telefono. Cose nuove. Ciao, come ti chiami? Evitoa. Quante ore al giorno utilizzi il telefono? Io sono anomala, cioè non lo uso proprio perché è rotto, quindi per me questa giornata, diciamo, è stata facile, è passata veloce, è stata piacevole. E qual è la differenza secondo te tra te che non hai il telefono e una tua amica o tante amiche che invece hanno il telefono e quotidianamente tante ore lo impegnano sul proprio smartphone? Non lo so, magari io passo più tempo con le persone e loro più tempo con il cellulare. Io magari sto più tempo con i miei fratelli a casa, con la famiglia, loro di meno. Lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, beh, uno dei massimi esperti di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Beh, dottor Lavenia, come nasce questa fantastica iniziativa e tra l'altro ricordiamo l'obiettivo di Disconnect Day? Beh, l'obiettivo è un po' portare consapevolezza a quello che è l'utilizzo dello smartphone, no? Tutti noi siamo coinvolti, impieghiamo quasi 8 ore al giorno del nostro tempo, 2 mesi l'anno della nostra vita sui social e su internet, quindi portare consapevolezza. Quindi la sfida è stata quella di invitare tutti a disconnettersi per un'intera giornata. Abbiamo sigillato i cellulari di tantissimi ragazzi, ma anche di tantissimi adulti che hanno partecipato alla sfida, per far vedere quanto è bello ritornare a essere sociali e non solo social. L'idea è nata in realtà come una provocazione. Qualche anno fa mi ha contattato un mio amico regista che poi ha costruito un film su questo che si chiama Sconnessi, e lui mi ha raccontato di quanto era stato in difficoltà smarrendo il suo smartphone. E allora ho pensato, ma allora possiamo fare un vero esperimento sociale, sperimentare se si riesce a rimanere senza lo smartphone per una giornata. Da qui è nata l'idea e poi negli anni è andata sempre più avanti e la stiamo cercando di portare in tutta Italia per creare maggiore consapevolezza e educazione digitale. E com'è la situazione delle dipendenze tecnologiche e la situazione relativa al cyberbullismo?
Dopo il Covid purtroppo i dati ci dicono che c'è stato un aumento dei casi di cyberbullismo, ma soprattutto sono aumentati i casi di isolamento sociale volontario, gli hikikomori, cioè i ragazzi che si autorecludono e non escono più dalla loro stanza. Sono aumentati purtroppo anche le situazioni di autolesionismo e di challenge pericolose, quindi dobbiamo prestare attenzione e ricordare che lo smartphone è uno strumento potente, ma che può esporre i nostri figli, i nostri ragazzi, ma anche noi adulti a rischi e rischi importanti. Beh, allora un consiglio ai ragazzi e un consiglio ai genitori? Beh, consiglio ai ragazzi di parlare il più possibile di quello che accade nella loro vita online. E un consiglio ai genitori è quello di chiedere sempre ai propri figli come è andata la loro giornata online, non solo la loro giornata offline, perché è molto 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 importante proprio conoscere quel pezzo di identità dei nostri figli, perché vuol dire esporli a meno rischi. Paolo Ruffini, attore, conduttore, regista, da sempre dedito al mondo del sociale, trattando anche temi complessi come quelli della patologia mentale e della disabilità. Ed ora tra i sostenitori, insomma, è testimonial di Disconnect Day. Sì, io tanti anni fa, tipo nel 2016-2017, tutti mi dissero: Paolo, buttati nel social, io ho capito il sociale. Ho sbagliato, quindi mi sono buttato nel sociale, però quella E in più è una vocale secondo me necessaria per ricordarci che forse noi veniamo tutti dal sociale, per poi approdare volentieri anche al social senza demonizzare e senza volerne trarne per forza gli aspetti negativi, ci sono anche degli aspetti positivi. Sicuramente credo che se Aristotele tornasse in vita continuerebbe a dire che l'uomo è un animale sociale, non social. Nel sociale ci sono come dire, forse anche un po' di storia in più rispetto alla possibilità di anche di sentirsi protetti, no? rispetto ai propri diritti e rispetto anche a un senso di giustizia che a volte nel social manca. Ognuno di noi, non si sa perché, già nel sociale stiamo vivendo un momento complicato, nei social ci sentiamo anche legittimati forse ancora di più a non aver voglia di essere delle persone migliori. Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa, molto amata sul web e in TV. Beh, l'importanza di disconnetterci dal mondo virtuale, dal web, e quante giornate come queste occorrono per ritrovarci maggiormente? Beh, guarda, io credo che giornate come queste siano effettivamente straordinariamente importanti, anche perché oggi più che mai c'è bisogno di riscoprire il mondo reale. Ci siamo un po' troppo trasferiti nel mondo virtuale, in particolare, ma non solo, i più giovani. I genitori devono essere consapevoli che questo sbilanciamento nella vita dei loro figli, ma anche nella loro vita, può creare danni, e di fatto lo ha già fatto, molto seri. Per cui questo tipo di giornate sono molto utili per fare consapevolezza, che è la parola chiave di quest'epoca. Un lavoro importante che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi, attività che hanno riguardato l'intera cittadinanza, oltre che le scuole, target 0-99 anni, e questa è la particolarità del nostro progetto. Direttamente e indirettamente siamo riusciti a sensibilizzare ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie tutta la cittadinanza. Questo è il nostro progetto e per noi un risultato ottenuto. Come Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo ringraziamo la Regione Marche, oltre che il Comune di Fabriano, per aver supportato la realizzazione di Disconnect Day. Andiamo a sentire altri ragazzi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Come ti chiami? Golam. Golam, ciao, quante ore al giorno utilizzi il telefono? E mediamente durante la settimana 5-6, e la domenica quando non ho nulla da fare ci sto anche 10-11 ore al giorno. Ah, 10-11 ore, che effetto ti ha fatto quindi questa mattina quando ti hanno prelevato il telefono e messo appunto in questo sacchetto e sigillato? Ma sinceramente, essendo che ero in compagnia, non ho avuto nessun problema a stare senza telefono, e questa esperienza secondo me è stata molto utile, e anche a far riflettere che anche senza telefono si può vivere, e
comunque è stata una cosa carina ed è stata un'esperienza bella, secondo me, che dovrebbero fare sempre più persone e più possibili. Chiara Biondi, assessore regionale all'istruzione. Chiara, come ha reagito la città di Fabriano e un commento a caldo su questo importante format? Sicuramente il Disconnect Day è un format vincente perché da un lato non demonizza assolutamente l'utilizzo degli strumenti della tecnologia, quindi i famosi device, smartphone, tablet e quant'altro, però nello stesso tempo lancia un messaggio molto importante che è quello della consapevolezza, cioè l'utilizzo di questi strumenti e soprattutto il fatto di internet, quindi di essere connessi veramente con il mondo, espone a dei rischi importanti che sia i ragazzi ma anche gli adulti, quindi i genitori, gli educatori e comunque ritengo anche le istituzioni come noi dobbiamo assolutamente analizzare, perché noi abbiamo un obbligo fondamentale che è quello di tutelare i nostri ragazzi. E ecco perché io come assessore all'istruzione ritengo comunque che ci sia bisogno della consapevolezza per quello che riguarda l'utilizzo. Fabriano ha risposto molto bene, tra l'altro, perché questa mattina ci sono state tantissime scolaresche che hanno animato il Teatro Gentile, ma non solo, perché tutta la città, tutti i luoghi più belli della nostra città sono stati interessati da laboratori, talk show e quant'altro, e con una grandissima partecipazione, quindi ha risposto molto bene, sta proseguendo altrettanto bene e spero soprattutto che questo possa essere un segno importante, di lasciare un segno importante per la cittadinanza e non solo. Ok ragazzi, è giunto il momento di togliere i sigilli dal cellulare.